Una storia bellissima, una storia che è assolutamente in clima con il Natale, una famiglia splendida che ama profondamente questa bambina e che ha fatto veramente di tutto per averla con sé. La bambina poi è stupenda, corre, chiacchiera, è venuto nel mio studio e ha preso tutte le penne, tra l'altro le più belle, quindi ha anche gusto la bimba. Noi siamo felici perché quando si può fare qualcosa, anche io penso di aver fatto davvero pochissimo, però l'ho fatto con il cuore, quindi sapere che poi il risultato è positivo è una grande gioia. La famiglia è felice, abbiamo fatto anche la sorpresa di Babbo Natale per la bimba, la bambina dice già auguri a tutti, ma che dire di più, è una bellissima favola a lieto fine. La famiglia, nel momento in cui ci siamo incontrati, mi ha spiegato quello che era un caso umano, che era veramente, toccava il cuore, cioè mi ricordo benissimo che sono tornato a casa quel sabato mattina che ero distrutto, mi sono messo sul divano e non mi sono più mosso, perché era veramente sentire questa famiglia che raccontava di questa bambina su un pavimento, per terra, che stava male, che non riuscivano a curarla perché non c'erano le cure idonee e che erano pronti per portarla in Italia, ma che per qualche cavillo non si riusciva a sbloccare una situazione che di fatto legalmente doveva essere già stata sbloccata, ha fatto sì che scattasse veramente la volontà, la voglia, il bisogno, l'orgoglio anche di mettere a disposizione tutto quello che si poteva fare per cercare di aiutarla. Da lì a poco il ministro Tajani sarebbe stato proprio da noi, era a Rimini, per il meeting, guarda caso, proprio sull'Africa, perché l'intervento del ministro Tajani era proprio sui popoli africani. E ho detto, guarda Valentina, tu mercoledì devi essere giù per farti parlare con Antonio, ci penso io, con il ministro Tajani, ci penso io, tu non ti preoccupare. Il ministro in un minuto ha veramente capito quella che era la situazione. La fortuna ha voluto che al meeting c'era il capo di gabinetto del ministro, c'era il segretario generale del ministero degli esteri, c'era il suo capo segreteria e una serie di ambasciatori. E subito siamo riusciti a trovare la quadra per portare a casa il risultato. Ringrazio ancora l'attività di questa trade union che è stato insomma l'attività di tutte le istituzioni. E quest'anno sarà un Natale bellissimo in famiglia, la nostra famiglia allargata. E ci tengo a ringraziare il prefetto, a ringraziare Tajani soprattutto e il suo staff e il sindaco Elia Rossi che con una dinamicità incredibile è riuscito a metterci in contatto diretto con Tajani e col Ministero degli Esteri e insieme abbiamo cercato un modo per portare la bambina in Italia e come vede ce l'abbiamo fatta. È stata lunga perché comunque la burocrazia italiana è così e, però alla fine ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portato a casa il risultato. La bambina ha quasi 3 anni e noi la conosciamo perché comunque circa da 1 anno e mezzo, perché è da tanto tempo che insomma facciamo questi viaggi in Africa. E la bambina ci chiama mamma, babbo, chiama i nonni, e riconosce la casa, tutto, ed è un amore. Anche ieri ha fatto il suo uno dei suoi tanti day hospital che farà insomma nel reparto di pediatria Urbino e che ringrazio per la disponibilità e niente, è una bella favola.